Benvenuti a tutti amici di Fanner qui dal Campo Valencia, dove andrà in scena una partita che saprà regalarci emozioni. Si sfidano oggi Night and Day contro LS10, rispettivamente la prima e la seconda della classifica di questo campionato di Serie D di calcio a 5. Oggi è arrivato alla quinta giornata, entrambe le squadre non hanno mai perso e tenteranno di proseguire il loro trend positivo. Un uomo in barriera per l'LS10. Parte adesso il tiro, ci mette ancora la zampa bolognese. Ferma tutto, e allora adesso è andato in mezzo, riparte da dietro, il lancio in mezzo, non c'è arrivato, può far ripartire Abete, si chiudono bene le maglie arancioni, cerca spazio, il tiro, il sinistro, poi Abete ancora in possesso palla, vede un compagno, a scarta uno, poi c'è il tiro, di poco fuori, non ci arriva. Il compagno di squadra allora può andare da solo, il numero 6 del Night and Day che tira ed è molto bravo ancora una volta bolognese. Adesso l'LS10 sulla fascia destra, il suo numero 3, il numero 2, e adesso viene impegnato anche il suo chiude molto bene, il numero 5 del Night and Day, e poi via, la partita, all'inizio di presa, 1-0 Night and Day. Poi adesso c'è un'azione offensiva, ancora chiusa, il tiro, la toccherà Prantellizzi, così è, poi il tiro, a sorpresa, si infrange sulla traversa. Palla. E allora si libera molto bene l'11. Grande Lucio! Di casa forti del doppio vantaggio, fermato però nel primo momento, nel tiro, e c'è anche il terzo gol, una particolare per lui, incrementano il vantaggio del Night and Day, che adesso perdono palla, può venire da solo il numero 29, il tiro della bolognese, poi il numero 21 realizza il 4-0, rilaga adesso il Night and Day, ancora lui, doppietta in maglia blu, finisce qui la partita. Dunque serie di vittorie interrotta per la squadra ospite, squadra di casa che si conferma prima in classifica.